Il nuovo anno mette di fronte subito avversari impegnativi per le due abruzzesi in Serie C. Primo bilancio di stagione ambivalente per il Pescara, partito forte nella prima parte di campionato per poi disciogliersi negli scontri diretti per il vertice. Nonostante questa flessione, gli uomini di Zeman sono reduci da 4 risultati utili consecutivi, a meno 2 del terzo posto, ma distanti meno 14 dalla capolista cesena, impegnata domenica contro l'Olbia. Primo giro di boa più che positivo invece per il Pineto, trascinato dai gol all'ultimo respiro di Volpicelli, sempre più decisivo nei finali. La squadra di Amalo è entrata di diritto nella lotta playoff con una striscia di ben 10 risultati utili di fila, interrotta solo dalla sconfitta di misura nell'ultima giornata con la Torres, di scena nella prima del 2024 contro la Recanatese. Domenica scenderanno in campo le due abruzzesi, trasferta insidiosa per il Pescara nell'anticipo delle 14 in casa della Juventus Next Gen. All'andata la squadra di Zeman ha calato il tris all'Adriatico imponendosi per 3-1, ma domenica il Delfino potrebbe avere qualche grattacapo in più visto il possibile impiego dal primo minuto per i bianconeri del gioiellino turco Kenan Yıldız. Per i biancazzurri recuperati Franchini a Cornero, ma il loro impiego sarà da valutare solo nell'ultima rifinitura. Unico assente Pellacani, che tornerà disponibile a fine mese. Sul fronte mercato è addirittura d'arrivo la trattativa per portare in riva all'Adriatico il portiere Manuel Gasparini, in prestito dal Potenza come vice Plizzari. In uscita Denis Manu è andato a rinforzare la mediana del Pineto. La fisicità del centrocampista ganese potrà subito essere utile ad Amaulo per l'impegno delle 16:15 con il Gubbio al Mariani Pavone. A differenza della gara di andata pareggiata 1-1, questa volta contro gli Umbri ci saranno Amadio e Volpicelli. Recuperati Pellegrino e Traini, sarà ancora una volta assente per squalifica in grosso. A centrocampo Amaulo potrà contare anche su Teraschi al rientro dopo la squalifica.